Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Bentornati al consueto appuntamento con il format Fondazione CRC Informa. La Fondazione CRC inaugura la nuova area espositiva multimediale di Cuneo con un innovativo progetto in anteprima assoluta dedicato a Piet Mondrian. A questo proposito è con noi Alessandro Marrazzo, regista e direttore artistico della mostra. Ben trovato. Saluta agli ascoltatori, buongiorno. Su che cosa si focalizza questa mostra? La mostra è in realtà un triplice appuntamento, penso che si svolgerà all'interno dei nuovi locali appena ristrutturati della Fondazione CNC, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che si chiama Spazio Innovazione, e questo già è un biglietto da visita su ciò che poi racconterò rispetto alla mostra che si svolge all'interno. La seconda inaugurazione riguarda la mostra di Piet Mondrian, questo artista olandese che molti conoscono, famoso per le sue griglie bianche e nere con questi colori primari, il blu, il rosso e il giallo, molto conosciuto, è stato poi utilizzato anche, come vedremo, anche nello sviluppo poi della mostra, da Yves Saint Laurent negli anni 60, gli dedicò una collezione intera, e poi una nota casa di cosmetici gli dedicò una linea per capelli negli anni 80, molto famosa, che tutti conoscono. E poi è un debutto internazionale, un'anteprima mondiale della nuova tecnologia che si chiama Light in Touch, che io ho sviluppato in 2 anni con una ventina di aziende che si occupano di informatica e di nuove tecnologie, che è un sistema assolutamente nuovo di videoproiezione interattive. È un sistema che permette di toccare fisicamente la luce e di modificare ciò che le videoproiezioni stanno trasmettendo in tempo reale. Gli spettatori avranno questa possibilità in anteprima dentro questi locali della Fondazione, e la mostra praticamente è una mostra che si chiama Immersive Interactive Experience, perché le proiezioni saranno a 360 gradi intorno al pubblico, e il pubblico potrà toccare, modificare, approfondire gli argomenti della mostra. È una novità assoluta, perché l'interattività delle videoproiezioni fino ad oggi è sempre stata estremamente limitata, un po' per numero di possibilità di tocchi e un po' per sistema, perché i vecchi sistemi utilizzavano sensori legati al movimento, per cui nel momento in cui si interpongono tra i ricettori di movimento più persone, il sistema va in tilt. Questo sistema invece rende ricettiva la superficie, si può adattare a qualsiasi superficie, anche 3D, si può adattare a qualsiasi oggetto, tant'è che poi vedremo nella mostra, sono state utilizzate delle proiezioni anche su alcuni tavoli che riproducono i tavoli che Piet Mondrian utilizzava nel suo studio, questi tavoli che lui aveva dipinto di bianco, e si potrà rendere interattiva anche la superficie di questi tavoli. La mostra, nello specifico su Piet Mondrian, è una visione che è nata da una sua frase, ricampeggia nell'atrio della mostra, nella prima sala, diciamo, di ricevimento del pubblico, in cui c'è un po' un'introduzione al mondo di Mondrian, e questa frase dice: chi rimarrà in sala potrà vedere le opere non solo appese, ma un giorno, se la tecnologia lo permetterà, proiettate. Da questa frase, da questo incipit, è nato un po' questa visione della mostra, cioè l'idea è di trasformare ciò che lui aveva solo immaginato un secolo fa, perché questa frase è più o meno del 1920, quindi immaginate, il cinema era appena nato, di realizzare ciò che lui sognava. E quindi da questo piccolo spunto abbiamo pensato di omaggiare il maestro con una mostra dedicata a lui, tecnologica, pensando di realizzare il suo sogno visionario. Non solo questo, ma anche quello che un po' accomunava lui e molte avanguardie artistiche di quel periodo, che era quello di sognare un mondo futuro in cui l'arte e la vita fossero un tutt'uno, cioè non ci fosse più la separazione dell'arte come un qualcosa da seguire in maniera separata. Da questo spunto addirittura lui decide di trasformare il suo studio parigino in un'opera d'arte tridimensionale nella quale vivere. Lui prende questo studio di Parigi, lo trasforma in un'opera d'arte, dipinge tutte le pareti di bianco, dipinge i tavoli di bianco, comincia a mettere cartoni con questi colori primari, mette tappeti, tutti gli elementi classici suoi, cioè i rettangoli, i quadrati, i colorati, per creare composizioni tridimensionali nelle quali vivere. Altro spunto, abbiamo pensato di portare il pubblico in questa dimensione, cioè di fargli fare una sorta di viaggio nel tempo. Questa è una delle prime sale in cui il pubblico potrà interagire con le videoproiezioni, in cui è stato ricostruito il suo studio parigino attraverso i disegni, attraverso piantine dell'epoca, molte fotografie che abbiamo recuperato, abbiamo ricostruito in 3D, abbiamo rimodellato tutto il suo studio e l'abbiamo trasformato
dimensioni reali e proiettato sulle pareti. Quindi a un certo punto il pubblico si sentirà completamente immerso proprio in questo ambiente tridimensionale che lui viveva come opera d'arte totale, interattivo ovviamente, quindi ci sarà l'approfondimento di alcuni contenuti, si potranno leggere didascalie, guardare i suoi ritratti, sentire la sua voce anche, abbiamo utilizzato una nota voce del nostro cinema che si è gentilmente prestato e ci ha praticamente regalato questa possibilità di sentire alcuni suoi pensieri recitati in diretta. In più ogni tanto qua e là sui muri vedremo la sua ombra che si aggira sui quadri, li guarderà, li misurerà, toccherà, insomma una specie di entità che io chiamo un po' felliniana, e anche questo abbiamo praticamente fatto un cast per cercare una persona che somigliasse a lui, lo abbiamo girato su green screen, l'abbiamo vestito con un abito anni 30 e poi abbiamo trasformato tutte queste immagini in un'ombra che qua e là comparirà. Questo diciamo è un po' il cuore della mostra e l'idea è di costruire una mostra un po' fuori dai canoni, cioè volevamo che fosse una mostra come nessun'altra, perché comunque l'utilizzo della tecnologia io sostengo che sia uno strumento non in competizione con le mostre tradizionali, ma uno strumento che permette di utilizzare la multimedialità come una maniera diversa di raccontare. L'idea era di cercare di integrare la tecnologia in maniera osmotica, in modo che il pubblico vivesse più in maniera emozionale ed esperienziale la storia di Mondrian, e un po' tenendola leggermente in disparte, di modo che non prendesse il sopravvento lo strumento, ma prendesse il sopravvento l'effetto finale. Io, come sa, vengo diciamo da una provenienza che inizia dall'arte, ho cominciato con l'arte contemporanea, sono stato assistente di artisti come Gilberto Dori, eccetera. Poi mi sono spostato nello spettacolo, ho lavorato per tanti anni nel cinema e poi negli ultimi anni diciamo faccio quello che in Europa si chiama show designing, cioè la costruzione completa di uno spettacolo, dalla scrittura, la regia, le luci, eccetera. Ho studiato molto i lighting design internazionali e mi occupo molto anche di luci. Ecco, la mostra è un po' un sunto di tutta questa roba qui, perché ci sarà un'atmosfera molto forte e con questo aspetto tecnologico estremamente sviluppato. Poi avremo una seconda parte di mostra in cui si racconterà in maniera un po' più cronologica tutte le fasi che hanno visto Mondrian evolversi, diciamo, dalla pittura naturalista fino a quella più astratta che tutti conosciamo, e in cui vedremo appunto il secondo viaggio, io lo chiamo, perché il viaggio nei luoghi, affrontiamo tutti i luoghi dove lui è stato, insomma, dove lui ha attraversato il percorso di questa seconda sala e attraverso questi luoghi. E poi c'è un'altra parte in cui dopo, diciamo, tutto questo racconto facciamo sì che gli spettatori vivono un momento un po' più intimo, e quello io lo chiamo il viaggio nell'ispirazione di Pete Mondrian. Pete Mondrian era un appassionato di musica, amava molto il jazz, quindi era un appassionato ballerino, era uno molto legato alla musica. In molti aspetti, in moltissimi scritti di Pete Mondrian, lui fa addirittura dei parallelismi tra la musica e la pittura. Una delle filosofie artistiche di Mondrian sono la ricerca dell'armonia perfetta, e addirittura in alcuni scritti fa proprio un parallelo tra le note musicali come elemento, modulo molto basico per costruire infinite melodie, infinite composizioni, crea questo stesso parallelismo con i colori, cioè in pratica dice i colori primari sono la base, come le note musicali, per creare infinite composizioni, anche ritmiche, perché il ritmo è un altro elemento che nei suoi quadri è molto presente, così come nei suoi scritti ci spiega molto bene. Diciamo l'ultimo viaggio che faccio fare agli spettatori è questo viaggio dell'ispirazione. Potranno utilizzare delle cuffie wireless che hanno delle luci colorate come i colori primari, che si illuminano a seconda del monitor che decido di guardare. All'interno di questi monitor andranno dei contenuti molto legati alla musica, e poi ci sono delle interviste a persone che l'hanno conosciuto, ci sono video un po' più divulgativi in cui si racconta che cos'è il mondo di Mondrian, diciamo dalla prima infanzia fino agli anni della grande maturità, in cui poi diventa molto conosciuto e diventa uno degli artisti astratti più importanti del movimento astratto. Insomma. Assolutamente un artista famoso, ma soprattutto affascinante e alternativo, soprattutto se si pensa al periodo, no? In cui ha vissuto. Così come è alternativa ed affascinante questa mostra che ha descritto oggi. La ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Abbiamo ascoltato la voce di Alessandro Marrazzo, regista e direttore artistico della mostra Pete Mondrian Universale Immersive Interactive Experience, che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino a domenica 1 aprile 2018, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.